Buongiorno, siamo a Perugia con il professor Andrea Bartoli. Professore, grazie di essere con Buongiorno a noi. lei. Professore associato di patologia generale all'Università di Perugia, appunto. Sì. Siamo nel contesto di Eurochocolat e quindi non si può che parlare di cioccolato e di cioccolato però visto da un punto di vista strettamente rigoroso e chimico, perché valutiamo le componenti chimiche del cioccolato e abbiamo letto, tra l'altro, anche nella sua relazione abbiamo appena ascoltato, che sono tantissime le Sono componenti tantissime. chimiche. Premetto, io non sono un chimico, però vengo reclutato in questo spazio perché fondamentalmente le implicazioni dei costituenti del cioccolato sono numerose e hanno grandi inferenze nell'ambito propriamente delle funzioni biologiche. Quindi diciamo che il mio è uno spunto quello di descrivere come ho fatto un po' quelle che sono le categorie essenziali. Alcuni autori riportano da 400 a 700 diverse sostanze chimiche, posto che poi è diverso che si parli di cacao, ovviamente, o di cioccolato, che implica tutta una serie di ulteriori aggiunte. Detto questo, però, alcune categorie sono sicuramente farmacologicamente rilevanti, nel senso che la loro concentrazione è tale da poter giustificare degli effetti biologici. E quindi, durante la relazione, in qualche modo, ho cercato di tratteggiare quelli che sono giusto appunto le più rappresentative, a cominciare dalla teobromina, ovvero un alcaloide non troppo lontano in fin dei conti dalla caffeina, dalla teofillina, filogeneticamente abbastanza lontano dalla cocaina, ma comunque possiamo andare a ravvisare alcuni elementi di contatto nella modulazione di risposte diciamo correlate all'umore, allo stato di benessere, di minor percezione della fatica, eccetera. Chiaramente poi questi alcaloidi si differenziano nell'ambito delle loro attività, alcuni hanno attività più spiccate sicuramente, però insomma è un'attività cardiotrofica, la teobromina non è ad esempio implicata in maniera significativa in condizioni di ipereccitabilità. La caffeina tutto sommato è più efficace in questo. Questo lo dico perché spesso e volentieri si sente dice, insomma, il cioccolato la sera può limitare un po' la capacità di dormire. Insomma, cosa che non è poi non solo probabilmente non ha una base chimica proprio per le ragioni che ho appena espresso, ma volendo potremmo andare anche ad immaginare invece un effetto antitetico proprio perché nell'ambito del cioccolato troviamo altre sostanze che in funzione della sensazione di appagamento, ma coinvolgimento di vie pertinenti all'appagamento, ma con neuromediatori specifici, alcuni dei quali troviamo anche nell'ambito del cioccolato stesso. Parlo di serotonina, molto nota. Possono addirittura essere, diciamo, dei mediatori implicati proprio nel ritmo sonnoveglia. Dalla serotonina deriva anche la melatonina, ad esempio. Ma anche modulatori di altri comportamenti, come non ultime comportamenti sessuali. Quindi diciamo che il cioccolato è benefico per vari ordini di motivi, insomma. E poi nella mia relazione, che chiaramente era un excursus abbastanza rapido, ho citato anche altre categorie di molecole che non ultimo sicuramente gli endocannabinoidi. Molecole che in realtà sono un po' meno note, noi siamo abituati a parlare più frequentemente di endorfine, ma all'atto pratico invece esistono anche molecole ad attività similare a quella dei cannabinoidi che sono più tristemente famosi, con tutta la pletora di effetti negativi che li caratterizzano. Ecco, queste molecole sono comunque in grado di legarsi agli stessi recettori, però hanno un'origine endogena, ma il cioccolato ce ne fornisce alcuni. Ed hanno ovviamente la stessa tipologia di effetti, diciamo una propensione a una maggiore serenità, una certa comunque diciamo riduzione della percezione del dolore, quindi una certa qual analgesia. E poi era inevitabile andare anche a citare delle molecole particolari, nel senso che va molto di moda parlare di antiossidanti. Il cioccolato ne è molto ricco. Flavonoidi, nella fattispecie l'epicatechina per esempio, che è presente anche nel vino rosso ma in minori concentrazioni. Il punto è che non c'è soltanto l'attività diretta dell'antiossidante che dobbiamo considerare, ma in questa occasione mi è valsa anche per introdurre un concetto che ormai è ben assodato nella comunità scientifica, ma forse nella pratica clinica ancora non del tutto stabilito, che ci permette di immaginare che
le nostre funzioni biologiche, le nostre risposte immunitarie, e con questo intendo dire non soltanto la capacità di difenderci dalle malattie, ma anche la nostra capacità di non attivare dei meccanismi un po' viziosi che ci conducono ad avere in fin dei conti una propensione a sviluppare malattie infiammatorie. È necessario, insomma, cominciare a prendere coscienza di alcune realtà. Il nostro organismo, non soltanto il nostro, ma insomma parliamo intanto per l'essere umano, non si trova ad albergare casualmente una, quella che noi comunemente chiamiamo, ci mancherebbe, flora batterica intestinale, ma si trova ad albergare un'entità biologica estremamente articolata dal punto di vista delle specie presenti, dei microrganismi, ma articolata ancora di più dal punto di vista genetico di questi microrganismi. Le differenze genetiche di questo mondo, così articolato che ormai lo chiamiamo microbioma, propriamente, o microbiota, a seconda che lo vogliamo far riferire comunque all'ambito della sua simbiosi, ma il principio è assolutamente sovrapponibile, nella fattispecie è in grado di non soltanto metabolizzare alcune delle sostanze che noi normalmente ingeriamo, sapevamo da sempre che per l'assorbimento di alcune vitamine era necessario avere una flora batterica più o meno, diciamo, integra, ma il concetto proprio di simbiosi significa un'interlocuzione molecolare che finisce per modulare le nostre risposte biologiche in maniera estremamente rilevante. Non ultimo, ad esempio, i flavonoidi, che vengono processati da alcuni microrganismi specificamente in sostanze, in prodotti abbastanza terminali di questo metabolismo, che agiscono in maniera molto diretta sull'epitelio intestinale, andando a modificarne non soltanto le difese, ma addirittura propriamente le capacità di riparazione, di proliferazione, di capacità di secernere muco. E questo è un meccanismo ben definito, peraltro propriamente anche nella patologia generale, non da me per sé specificamente, insomma, ma propriamente a Perugia ci sono state recenti pubblicazioni in questa direzione che sono riuscite a dimostrare che questo ruolo è veramente nodale, tanto da consentire una totale definizione di alcuni dei meccanismi essenziali tramite i quali la mucosa intestinale può essere completamente diversa dal punto di vista funzionale, metabolico, delle difese immunitarie, proprio in funzione la capacità di specifici microrganismi di utilizzare dei substrati. Ho citato i flavonoidi, ma nella fattispecie, il lavoro a cui sto facendo riferimento, tanto bene parla del ruolo del triptofano, che è un altro costituente molto rilevante nel cioccolato, che io infatti ho citato. E quindi il gruppo del professoressa Armani e il professor Puccetti sono riusciti a dimostrare che il metabolismo del triptofano intermediato da alcuni lattobacilli specificamente è in grado di modificare drasticamente il microambiente intestinale dal punto di vista funzionale della mucosa, modificandone le difese, ma il trofismo, eccetera. Questo propriamente tramite delle molecole che intermediano questo processo, che adesso, prima tra tutte l'interleuchina 22, ma insomma forse entriamo un pochino troppo nello specialistico, però ad ogni buon conto è opportuno considerarla, perché pazienti che hanno malattia infiammatoria intestinale trovano beneficio nell'uso allorquando i livelli interleuchina 22 si elevano, laddove invece pazienti sani con elevatissimi livelli interleuchina 22 hanno patologie epiteliali, non soltanto mucosa intestinale, ma ad esempio la psoriasi. Quindi stiamo parlando quindi di meccanismi molto nodali, no? Nella regolazione del trofismo, delle difese dei tegumenti, delle mucose, eccetera. Ma ripeto, parlare di microbioma non significa soltanto riferirci all'ambiente nel quale esso si trova, perché poi dopo in realtà questa modulazione delle risposte immunitarie estensivamente, non solo per la risposta infiammatoria, si estende a tutta una serie di distretti, a tutto l'organismo ovviamente, insomma. E quindi fondamentalmente questo è il messaggio che ho cercato di dare, insomma, posto che era ovvio che non dovessi divagare troppo, insomma, da un ambito che era un po' più specifico. Accennava all'inizio a una differenza fra cacao e cioccolato. Sì, certo, dal punto di vista chimico c'è una differenza, nel senso che fondamentalmente dai semi di cacao noi riusciamo a derivare la polvere di cacao, da un certo punto di vista, che è quello che possiamo immaginare la condizione più pura, e il burro di cacao.
il mastro cioccolatiere che ci ha illustrato e ci ha fatto anche venire una bella acquolina in bocca, il mastro Cianuri, ci ha effettivamente spiegato la differenza. Insomma, di cioccolato ce ne sono molti, e questo presuppone un'aggiunta in percentuali diverse di burro di cacao, di latte laddove sia cioccolato al latte, di essenze di varia natura. È chiaro che questo complica un po' le cose, no? Ad esempio, proprio nella patogenesi dell'acne, il latte è una di quelle molecole che, mentre il cioccolato in quanto tale non trova grande significatività, non ci sono lavori suggestivi, qualcuno invece è riuscito a trovare una vaga correlazione, ma i colleghi dermatologi o comunque nutrizionisti poi lo esprimeranno in maniera sicuramente più doviziosa, però ha trovato alcune correlazioni magari col consumo di latte, posto che comunque non stiamo parlando anche soltanto definendo un additivo, ovvero il latte, considerato additivo una fattispecie del cioccolato, non è un'entità univoca, no? Ovviamente, quindi è necessario fare un po' di chiarezza. Di sicuro l'alimentazione relativamente al problema acne strettamente deve essere ancora estensivamente indagata. Forse il cioccolato è abbastanza innocente in tutto questo, di sicuro ha molte proprietà benefiche, ha anche un potere calorico rilevante, quindi posto tutto quello che ho adesso soltanto accennato, ma che insomma è riconducibile a effetti positivi sull'umore, sulla capacità di concentrazione, sul controllo del dolore, della percezione della fatica, forse il sonno, piuttosto che attività immunomodulante, come abbiamo appena detto, ma più genericamente di ottimizzazione metabolica correlata al fatto che si ingerisce un alimento trofico per il microbioma e che effettivamente agisce positivamente nell'ambito biologico, però deve essere contestualizzato con una dieta corretta ed equilibrata, altrimenti incorriamo in ovviamente squilibri che poi danno origine ad altre patologie metaboliche, no? Correlate all'obesità piuttosto che insomma tutta la sequela.